Una casa a misura di anziano. Sembrerebbe un'utopia se osserviamo i dati emersi dall'indagine di Abitare Anziani. L'associazione ha infatti avviato un'inchiesta per conoscere le reali condizioni abitative degli over 65, una fascia della popolazione in continuo aumento. L'indagine è stata presentata martedì 12 giugno dall'Ospici GL Toscana, che ha colto l'occasione per fare il punto sulle politiche della casa. Abbiamo fatto un primo sondaggio sulla Toscana. È questo, che noi abbiamo degli anziani che mediamente stanno bene e sono molto autonomi e quindi affrontano la vecchiaia in maniera positiva. Però ci abbiamo due piccoli problemi. La prima è che, diciamo, che ancora non c'è una percezione della prospettiva di vita, diciamo, ancora che hanno di fronte. E quindi da questo punto di vista non c'è sufficiente attenzione a creare le condizioni per garantirsi questo benessere e questa autonomia nel futuro. Dall'altra ci abbiamo diciamo un'offerta pubblica che non corrisponde a queste aspettative di autonomia e di vitalità degli anziani, per cui ci si affida moltissimo alle loro iniziative e alle organizzazioni di volontariato, ma non c'è una politica di sostegno da una parte, e dall'altra, e questa è la cosa più critica, non c'è un'attenzione adeguata agli anziani che progressivamente con l'avanzare dell'età perdono autosufficienza. Le proposte del sindacato dei pensionati nell'ambito della CGL sono molteplici, ne parla Mara Nanni. Il problema che noi poniamo è innanzitutto ridare all'affitto una priorità, perché con il fatto che molti sono le persone che hanno proprietari di case, l'affitto non è stato andato giù nell'agenda politica, ma è purtroppo anche sindacale. Quindi questa è una cosa generale, ma riguarda anche gli anziani, visto l'aumento degli affitti e le spese della casa che stanno cambiando anche, proprio diversificando anche la composizione della spesa familiare, perché vanno oltre l'affitto, le utenze, eccetera. L'altra questione che noi ci poniamo è una questione che è molto presente nel nostro paese ed è presente anche in Toscana. Molti anziani hanno proprietà, hanno la casa di proprietà, magari anche grande, ma dentro ci sono anziani con pensioni basse, poveri, per cui hanno case grandi. Case grandi, con tante scale e bagni inaccessibili, riscaldamenti non a norma, ostacoli che rendono invivibile la quotidianità di un anziano. Si tratta quindi di fare un'operazione, questa è la nostra proposta, di aiutare questi anziani attraverso varie forme, dall'accompagnamento attraverso il sociale dei comuni fino a avere finanziamenti agevolati, insomma facilitazioni amministrative, perché si possa essere nelle condizioni di poter ristrutturare questi ambienti. Due dati più allarmanti: l'aumento degli anziani che vendono la nuda proprietà delle proprie case, più il 12% rispetto al 2011 in Toscana, e la crescita degli sfratti per morosità. Politiche attive e mirate, nazionali e locali, sono necessarie per dare una risposta all'emergenza abitativa, ma anche per sviluppare una cultura dell'invecchiamento attivo che consenta agli anziani di vivere liberamente e di essere una risorsa per la collettività. Per un lungo periodo si è pensato in Italia che il problema si potesse risolvere attraverso l'accesso alla casa di proprietà per tutti. La crisi e l'andamento poi complessivo della condizione sociale invece ha fatto riemergere in tutta la sua acutezza il problema. Che cosa possono fare le istituzioni? Bisogna distinguere il ruolo delle regioni, il ruolo dei comuni dal ruolo del livello nazionale, che oramai ha scelto la via delle non politiche da troppo tempo. Noi abbiamo risorse come regione, siamo riusciti a raccogliere una serie di risorse, ma che non possiamo spendere tutte insieme per via del patto di stabilità, ma che sono anche nel loro complesso del tutto inadeguate a dare una risposta complessiva e completa al problema. Per questo ci aspettiamo anche da questo accordo che abbiamo fatto con lo SPI e con il sindacato di trarre più energia per non solamente per qualificare la nostra azione, ma anche per rivendicare politiche, una nuova stagione di politiche abitative a livello nazionale. Siamo a Lucca, in Piazza Santa Maria, dove si sono dati incontro tutti i lavoratori e le lavoratrici della provincia che oggi per l'intera giornata scioperano. Scioperano perché vogliono ribadire al governo Monti quali sono i punti che portano ostilità
alla vita, alla ripresa della vita per tutto il nostro paese, Lucca Italia. Quindi anche oggi ci sono le testimonianze che Toscana Lavoro vuole raccogliere a proposito dei temi del lavoro, del welfare, della disoccupazione. Lo sciopero di oggi arriva il giorno prima della grande manifestazione, anche quella unitaria, a Roma. Anche quella, come questo sciopero, vuole ribadire certi principi. Assolutamente sì, noi vogliamo legare le nostre necessità territoriali con quelle che sono ormai ineludibili scelte a carattere nazionale ed europeo. E per questo pensiamo che l'unità, la più ampia possibile, sicuramente nel mondo del lavoro sia essenziale per ottenere risultati apprezzabili. Da questo punto di vista Lucca scende in campo e sicuramente cercherà di fare la sua parte nel contesto delle scelte nazionali, di cui domani la manifestazione si incarica di amplificare il significato e il senso. Anche la provincia di Lucca non è messa bene da un punto di vista lavorativo, anzi ha tante problematiche. Esattamente per questo, esattamente come il quadro nazionale toscano, anche Lucca mostra le sue difficoltà. C'è un tasso di disoccupazione che ormai sfiora l'11,5%, ma che probabilmente in Capodanno arriverà al 15%. Per quanto riguarda quella giovanile? Quella giovanile è allineata ai dati nazionali con qualche tendenza ancora a peggiorare. Qua in provincia siamo al 35-37% di disoccupazione dichiarata e censita. E poi ci sono le persone che non cercano neanche più lavoro perché sono demotivate. Assolutamente sì, per questo occorrerà fare uno sforzo convergente anche sul territorio, perché i temi dello sviluppo e della ripresa del ciclo economico di sviluppo sia effettivamente messo in campo il prima possibile. È importante da questo punto di vista il ruolo che viene esercitato dai centri per l'impiego e dalla gestione la più dinamica possibile del mercato del lavoro. Ecco. Sulla provincia, proprio per consentire che questo scorcio di legislatura offra un servizio sempre più qualificato e potenziato, e per questo noi chiediamo di fare tutte le verifiche opportune e necessarie. Misure per la crescita, questo è uno dei punti importanti dello sciopero. Misure per la crescita, quali sono? Ma sicuramente la necessità primaria è quella di rimettere a disposizione dell'economia reale provviste di credito finanziario, di sostegno agli investimenti che oggi invece sono molto rarefatte e difficili da ottenere. Occorre invertire una tendenza, quella del sistema bancario, a rendere indisponibile anche il credito oggi disponibile, e in questo cercare di qualificare il credito verso le aziende che sono più performanti e in grado di rappresentare un punto fermo nello sviluppo possibile. L'industria manifatturiera e i servizi qualificati costituiscono il nostro punto di riferimento per i prossimi 2 anni. Quindi Lucca Italia? Lucca e Italia, non c'è un modo di intendere lo sviluppo lucchese diversamente da un ritorno in campo del paese in sede europea e internazionale.